Inizia l'estate e torna l'area pedonale in Viale Trieste. Da oggi infatti non sarà più possibile transitare lungo Viale Trieste tra Viale Zara e Viale Marconi. Si dovranno per questo adottare soluzioni più green e sostenibili e saranno tre mesi in cui il cambio look porterà molto più colore con aiuole con fiori colorati, palme lungo, lungo la strada e soprattutto eh, per gli esercizi commerciali compresi nell'area pedonale sarà possibile eh, situare all'esterno nei parcheggi che solitamente sono adibiti alle automobili, tavolini e sedie. Questo è il quarto anno consecutivo ed è il proseguimento di un progetto iniziato nel 2020: quello appunto di realizzare quest'area pedonale sul lungomare. Che sarà anche quest'anno molto più spazioso, green e colorato: con aiuole piene di fiori colorati, nuove sedute e palme lungo la strada. Saremo così pronti ad un'estate un che precede l'anno della capitale della cultura 2024. È stato riaperto il pezzo di strada eh, compreso tra Viale Pola e Viale Rovereto, in cui stanno piano piano scomparendo i detriti che venivano dal, dalla demolizione dell'Hotel Garden. I lavori comunque non si fermano per la costruzione del nuovo edificio. Continuano i lavori anche in piazzale D'Annunzio, lavori che sono partiti da aprile e che dovrebbero finire a giugno. Il maltempo ha però fatto perdere quasi dieci giorni di lavoro e ad oggi l'obiettivo è quello di lavorare senza sosta per recuperare il tempo perduto e donare alla città di Pesaro un altro luogo caratteristico. Anche in piazzale d'Annunzio aumenteranno le sedute per turisti e residenti e il casco di Valentino Rossi sarà posizionato sopra una piscina in stile palla di pomodoro.